Allora, grazie Signore Gesù, grazie nostra Madre Santissima, grazie Luisa, gli angeli, i santi. Continuiamo insieme la nostra vita nella Divina Volontà. Voi ci volete chiamare, nutrire, ci avete nutrito nello spirito, anche nel corpo, abbondantemente, come segno di abbondanza, di banchetto. E dato che stamattina abbiamo definito, abbiamo parlato di cos'è questo regno della Divina Volontà, come vuole regnare, con il regime del come in cielo così in terra, dove Gesù si vuole fare vita dei nostri atti. E in più abbiamo visto che vuol dire fondersi nella Divina Volontà. E come Gesù insegna a Luisa a fondersi addirittura parte per parte nella sua umanità, e l'abbiamo fatto insieme. Abbiamo fatto insieme, questo atto è eterno. Gesù ha mangiato in noi, ha passeggiato in noi, ha sbadigliato in me, e ha preso il caffè e adesso dice: continuiamo, figli miei. È una cosa bella, come gli scritti di Luisa. Adesso non so chi di noi magari li ha appena visti, chi ha avuto l'opportunità di leggere un pochettino di più. Siamo tutti comunque all'inizio. Però è importante vedere questi due aspetti, no? Quando entriamo nella Divina Volontà, così pure Luisa, quando iniziava a fondersi nella Divina Volontà, chiamava la Divina Volontà a fare tutto quello che le faceva. Dice: vieni Divina Volontà, vieni a mangiare la pasta al forno in me, vieni Divina Volontà, vieni a pregare in me, vieni a soffrire in me, che io da sola purtroppo non riesco. E allora la Divina Volontà si presta, e Gesù dice a Luisa: invocala, non ti negherà mai il suo atto. Certo, non possiamo chiedere alla Divina Volontà di essere sgarbata in me o di mangiare il quattro gelato in me. Dice: no, figlio mio, non ti fa bene. Però fare tutto in noi, e lo fa, e ci mette il suo tocco divino, di modo che quell'atto fa bene a tutti, non esclude nessuno. Tutte le generazioni passate, presente e future ricevono il bene, per chi è conversione, per chi è consolazione, per chi è conoscenza, per chi è guarigione. Non lo sapremo su questa terra, e non lo dobbiamo sapere. Infatti una delle caratteristiche del modo umano è quello di voler valutare gli effetti di quello che uno fa. Dice: ma questa conferenza c'erano 52 persone, beh, abbiamo fatto un'altra, eravamo 65, quindi era meglio. Noi vogliamo quantificare, no? Dire: questo è andato bene, questo è... Nella Divina Volontà è impossibile, perché l'ordine di grandezza è l'infinità. A me piace pensare quando Gesù manda i suoi apostoli a dire: andate, non vi portate i sandali di scorta, non vi portate il vostro bagaglio umano. E poi gli dice: scrollatevi la sabbia, la terra, dai piedi. A me piace pensare che, quando dice, se qualcuno non vi ha accolto, mi piace pensare che quella sabbia è la nostra aspettativa umana, per dire: no, oh, ecco, adesso voi non avete ascoltato quello che volevamo dirvi. Invece ci scogliamo questa sabbia di voler valutare, di voler quasi quantificare i risultati del proprio bene. Non sta in noi, anche perché non potremmo mai calcolarli, è impossibile. Allora, l'aspetto iniziale è di chiamare Gesù in tutto quello che facciamo. E Gesù dice: vedi figlia mia, tu stai facendo il tombo, dice a Luisa. E Luisa dice: ma è possibile che Gesù veramente sta facendo il tombo? L'ho detto: certo figlia mia, certo figlia mia. E io, quando battevo i chiodi, quando chiamavo le sedie o la rapida che me li portavano a riparare, secondo te che facevo? Io riparavo tutto il lavoro umano, tutte le azioni umane, le divinizzavo. E quindi adesso tu stai facendo la stessa cosa, perché questo è atto mio. E quindi Gesù viene a cucinare in me, viene a lavarti dentro in me, viene a fare, perché ti è necessario a te, è atto tuo, è atto di tua volontà. Allora, da un lato la Divina Volontà dice: figli miei, chiamatemi in ogni cosa che fate, non vi negherò mai il mio atto, per darvi una potenza e una santità divina, bene di tutti. E poi dice: io sono scesa a fare tutti i tuoi atti, adesso sali tu con me, vieni a vedere quello che faccio io, vieni su, comincia a girare. Tant'è vero che Luisa era
talmente dipendente, attaccata all'umanità di Gesù e il suo paradiso in terra, che Gesù, per darle la spinta, per farle girare, per metterla a volo negli atti della divina volontà, si doveva nascondere. Se non Luisa si attaccava alla sua umanità, non che Gesù fosse mai assente, ma Luisa addirittura, per spegnere il dolore della privazione di Gesù, il suo refrigerio lo trovava proprio girando nella divina volontà. Ah, soltanto potenza della volontà divina, solo in te trovo il mio Gesù, che mi aspetta in ogni cosa creata, che mi aspetta in ogni altro. Quindi girare nella divina volontà, così come stamattina adesso abbiamo chiamato Gesù a pensare in noi, a ricordare in noi, a volere in noi, ad ascoltare, a guardare, il gusto, il tatto, tutto, non ci abbiamo lasciato niente. Gesù, vieni a digerire in me, vieni a fare tutte le mie funzioni naturali, spirituali, tutto. Adesso Gesù ci dice: figli miei, adesso venite con me, voliamo, andiamo in giro. E siccome ci troviamo nel tempio dedicato alla mamma, la mamma celeste, ho pensato: ecco, dato che siamo piccoli bambini, facciamoci aiutare dalla mamma e andiamo in giro negli atti che la divina volontà ha operato nella Madre Celeste, in Maria Santissima. Non per fare un pellegrinaggio o una gita in un museo, no, sono atti vivi, quindi li prendiamo come atti nostri. E quindi la potenza, la santità, la bontà, le virtù e le qualità divine di questi atti dobbiamo farli nostri. E anche se non ce ne accorgiamo, più lo facciamo, più questi ci vanno trasformando. E in più li possiamo fare nostri, pertanto li possiamo offrire per il bene di tutti. Quindi più attivo, più reale di così è impossibile. Per questo ho pensato, giriamo nei mari di Maria Santissima. Non so se già qualcuno di noi negli iscritti ricorda questo termine, no? I mari della Mamma Regina. Luisa scrive, questo già nel volume 20, perché mai? Sovrana Signora, vengo a nascondere il mio piccolo amore nel mare grande del tuo amore. La mia adorazione la metto nell'immenso oceano della tua. I miei ringraziamenti li nascondo nel mare dei tuoi. Le mie suppliche, i miei sospiri, le mie lacrime, le mie pene, le nascondo nel mare dei tuoi dolori, affinché il mio e il tuo mare d'amore sia uno solo. La mia adorazione e la tua sia una sola. I miei ringraziamenti prendano la larghezza dei tuoi confini. Le mie suppliche, lacrime, pene diventino un solo mare col tuo, affinché anch'io abbia i miei mari d'amore, d'adorazione, affinché come la tua sovrana altezza impetrò questo con questo il sospirato redentore, così anch'io mi presento con tutti questi mari come miei dinanzi alla maestà divina per pregarlo, per scongiurarlo il regno del Fiat Supremo. Quindi sono atti nostri, atti della mamma, che sono atti nostri, che possiamo utilizzare come vogliamo. E cosa vogliamo? Il regno della divina volontà. Adesso. Questo è solo un esempio per dire come il Santo Rosario è una catena potentissima, è un modo potentissimo per girare nella divina volontà. Cioè, queste volte noi abbiamo bisogno di direzione, no? Allora, che cosa più bella è farsi aiutare dalla mamma, dove passo dopo passo, grano dopo grano, lei ci indica un atto alla volta e la seguiamo. Per cui, così come la Chiesa ci fa entrare negli atti gioiosi, negli atti luminosi, negli atti dolorosi e negli atti gloriosi, allo stesso modo il Santo Rosario lo possiamo utilizzare grano dopo grano, soffermandoci in ogni Ave Maria ad entrare negli atti della creazione, per esempio, nei prodigi che la Divina Volontà ha fatto nell'Antico Testamento, la chiamata di Abramo, il sacrificio di Abramo, la legge, gli ebrei nel deserto, la manna, il Tempio, e tutte le meraviglie dell'Antico Testamento fino al concepimento di Maria Santissima. E quindi entriamo
creazione, Antico Testamento, mari di Maria Santissima. E poi possiamo continuarlo, come faceva Luisa, andando negli Atti di Gesù, fino all'opera della santificazione, gli Atti degli Apostoli, e l'opera dello Spirito Santo nella Santa Chiesa, in ogni singolo sacramento, nelle ispirazioni, nei santi, in tutto. E quindi, come la Sovrana Signora vinse il suo Creatore e inanellandolo con le sue catene d'amore lo tirò dal cielo in terra per fargli formare il regno della redenzione, così la corona dolce e potentissima del suo Santo Rosario la farà di nuovo vittoriosa e trionfatrice presso la divinità di conquistare il regno del Fiat divino per farlo venire in mezzo alla creazione. Allora vogliamo dare la vera potenza del Santo Rosario che si merita? Preghiamo nella divina volontà. Allora quelli che noi chiamiamo misteri, certo sono misteri, ma il mistero è un atto operante. Non soltanto pensiamo o immaginiamo, ma abbiamo la consapevolezza di entrare in questi atti, farli nostri, è atto mio. Gesù è presentato al Tempio, Madre Santissima, presenta tu stessa il sacrificio della mia volontà al mio Creatore, come ci insegna nostra Madre Santissima. E qualsiasi atto di Gesù, l'istituzione dell'Eucaristia, qualsiasi, ci possiamo far aiutare proprio da nostra Madre Santissima con il Santo Rosario. Allora adesso, come dire, ci troviamo in questa ipotetica terza decina, i mari di Maria Santissima. E dicevo, ma perché mari? Innanzitutto Dio è creatore, quindi Lui utilizza il linguaggio della creazione. Allora, noi vediamo il mare nella sua vastità, nella purezza, vastità, purezza, profondità, nascondimento, mormorio continuo, onde che si alzano, pace. Queste sono tutte le qualità divine. Noi le sappiamo, abbiamo un'idea di cosa sono perché vediamo il mare. Allora, il mare, perché Luisa dice i tuoi mari, anche nostra Madre Santissima venne concepita e il Padre mise fuori mari di potenza, il Figlio mari di sapienza, lo Spirito Santo mari di amore, venne concepita in questi mari. Quindi, per mare intendiamo la divina volontà in atto, operante in Maria Santissima. Così che possiamo avere un'idea, entrare in questi mari vuol dire entrare in una dimensione sconfinata, immensa, infinita, con delle proprietà che superano di gran lunga le caratteristiche fisiche dei mari che conosciamo noi. Tant'è vero che il mare della divina volontà ha questa peculiarità, che ogni goccia di questo mare contiene tutto il mare. Se qui c'è uno scienziato, un biologo, una scusa, goccia per H2O, magari c'è un po' di magnesio, manganesio, pulviscolo, quello che vuoi, ma invece no, nella divina volontà io apro la goccia e ci trovo tutto il mare. Questo vuol dire, questa è l'unità. Però vediamo le caratteristiche una per una. Vastità. Qui è perché mari, no? Dice Gesù, la nostra volontà mormora nel mare e nell'immensità delle acque che nascondono innumerevoli pesci da ogni specie e colore. E in questo glorifica la nostra immensità. Quindi noi sappiamo cos'è il mare, vediamo il mare cosa creata, è un velo che ci nasconde, o meglio, che ci svela, l'atto chiamato immensità. È importante, questo lo si vedrà ancora meglio domani, quando parliamo di cose create, sì, parliamo della cosa creata in sé, dello scopo per cui viene creata, ma c'è l'atto chiamato mare. Come possiamo avere un'idea dell'atto di Dio che si chiama mare, se non vediamo il mare, se non sappiamo cos'è il mare? Ah, questo atto di Dio vuol dire immensità, vastità, purezza. Questo atto di Dio vuole replicarsi in me. Infatti Dio vuole trovare la creazione in me. Vuole trovare anche il mare in me. La creazione è stata fatta proprio per questo, come modello per noi per poterla ricopiare dentro di noi. La creazione naturale è soltanto un modello per formare la vera, eterna creazione spirituale dentro di noi. Questo vuol dire girare negli atti. Purità e pace, no? Questa seconda caratteristica partendo dal basso.
E ora, figlia mia, scendiamo nella parte bassa della terra, portiamoci nel mare, questo è un altro esempio da un altro volume, dove sono ammantate masse di acque cristalline, simbolo della purità divina, purezza. Allora, l'atto della divina volontà chiamato mare è atto di vastità, di purezza, di pace. Dice Gesù in un altro punto, anche se si muovono tempeste e c'è una tempesta che butta giù navi, inghiotte, il giorno dopo, come niente fosse successo. Che meraviglia. Terza caratteristica, una delle infinite, profondità e nascondimento. Per esempio, qui di Maria Santissima si dice, di lei quasi nulla si seppe di tanti mari di grazia che conteneva, che ad ogni istante la inondavano. Lei, Maria Santissima, che serbava tutto nel segreto del suo cuore, non disse mai nulla a nessuno, si teneva tutto per sé. Nel Vangelo ne dice nulla. Tutto il resto dei favori, dei mari di grazia che ricevette restò nel sacrario, nel nascondimento dei segreti divini. Allora inizio a pensare, mamma mia, il mare è davvero un atto che mi fa vedere quante proprietà divine, quante qualità sono di Maria Santissima. La vastità delle virtù, la purezza, la pace, la profondità. Nessuno sapeva niente, cioè, ah sì, la sposa di Giuseppe, ah sì, la madre di Gesù di Nazareth. E chi vedeva i mari di grazia che si nascondevano in questa piccolissima creatura? Maria Santissima, nel libro della Vergine Maria, spesso lei dice, ed io facevo come il mare, che nasconde tutto. Ciò che possiede nasconde tutto ciò che possiede e non fa vedere altro che altro. Così facevo io, nascondevo tutto nel mare immenso del filtro di Dio. Quindi perché mare? Nostra Madre Santissima. Moto continuo. Unita con la mia volontà, dice Gesù, la volontà umana è la cosa più bella che creare. Unita con la nostra, terrebbe il moto continuo del bene, della luce, della santità, della bellezza, e col nostro moto continuo che mai cessa sarebbe stato il prodigio più grande della creazione. Quindi il moto continuo è la volontà umana di nostra Madre Santissima in continuo mormorio, fusa con la volontà divina, continuamente operante nella divina volontà. E poi vediamo ancora, Maria Santissima fu concepita nel centro di questo mare e crebbe sotto l'influenza di queste onde divine. Un'altra caratteristica del mare è la pienezza, giovane vuoto, il mare è pieno. Allora, la pienezza è un'altra caratteristica della divina volontà, dove non c'è vuoto di qualità divine. Per lo stesso fatto che Dio è infinito e immenso, è pieno, non c'è vuoto in Dio, è tutto pienezza, è tutto infinita. Tale pienezza di santità la possedette l'altezza della sovrana regina. È tanta la sua pienezza che non abbiamo dove mettere e lei non ha dove ricevere. Tutta piena di grazia. Ave Maria, piena di grazia. La pienezza degli atti, tutti gli atti, la pienezza dei tempi. Nella pienezza degli atti di Maria Santissima, nella pienezza dei tempi, scende dentro, si incarna il Verbo. Lei ha trovato tutto, tutte le impetrazioni, le soddisfazioni, le preghiere, le suppliche di tutti i profeti, i patriarchi dell'Antico Testamento. In lei trovano la pienezza, il compimento, in virtù della divina volontà. Infine, l'ultima caratteristica del mare, quella dell'unità, dove Gesù dice che cosa significa unità? Nella divina volontà significa, la parola unità significa tutto. Unità significa accentramento e principio di tutti gli atti delle creature, passato, presente e futuro. Quindi anche in un'unica goccia del mare si trova tutto. Abbiamo detto prima, no?
Se ci troviamo nella divina volontà e facciamo un atto nella divina volontà, quest'atto comunque abbraccia tutto, perché è parte della unità, racchiude tutto. Fuori della divina volontà esistono le risorse scarse. Se faccio questo non posso fare quest'altro. Se impiego questa risorsa così non la posso fare così. Nella divina volontà non esiste scarsità di risorse. Il tempo, lo spazio, tutte le risorse sono inestinguibili. Pertanto basta stare in un punto di essa per trovarsi dovunque essa si trova. Basta che esco in una goccia di quel mare per trovarmi in qualunque goccia, in qualunque punto di questo mare. Questo è bene. Si risolve il problema dell'uomo. Il problema dell'uomo è la scarsità delle risorse, la limitazione del tempo e dello spazio, che è il dramma della nostra vita. Nella divina volontà c'è il tutto, principio, accentramento di tutti gli atti delle creature, passate, presente e futuro, di tutto Dio, di tutto ciò che Egli fa e dovunque Egli si trovi, cioè ovunque. E questo è bellissimo. Questa unità della luce del mio volere faceva scorrere in lei tutta la vita divina, che le portava mari di luce, di gioia, di grazia, di felicità, di cognizione divina. Questo per aiutarci a capire perché mai. È chiaro, no? È bello. Nel libro della Vergine Maria, al momento del concepimento di Maria Santissima, non so quanti di noi hanno avuto l'opportunità di leggere un pochino di questo libro, La Vergine Maria nel regno della divina volontà, una piccola alzata di mano per avere un dove per esempio per coloro che non hanno ancora avuto la possibilità è una serie di lezioni, come dice nostra Madre Santissima, è un libro operativo, un libro dove c'è la lezione e il compitino. Un libro che si legge, un libro che si fa. E più lo leggiamo, e più diventa profondo, più diventa come il mare. La prima volta che l'ho letto, ho detto, puerile, ho detto io, immagina, che torto. La seconda volta, più lo si legge, oh, profondo, mare vasto, puro, pacifico, profondo, nascosto, sublime, mormorante, pieno, unità, tutto. Al concepimento di Maria Santissima ci sono i primi sei giorni delle lezioni, no? I sei passi della divina volontà nel concepimento di Maria Santissima, dove si parla poi del concepimento come della Santissima Trinità che si fissano su questo semino piccolino e preservandolo da colpa originale si riversano il Padre con mari di potenza, il Figlio con mari di sapienza e lo Spirito con mari di amore, quindi con le proprietà della Divina Volontà. E questi mari costituirono, dice nostra Madre Santissima, la sostanza del mio concepimento. Non è che mi hanno concepito e poi si sono prosciugati, no, sono rimasti intorno a me, non soltanto per proteggermi, ma per farmi crescere in ogni istante. Quindi nostra Madre Santissima è circondata da questi mari, da queste qualità divine, e continuano a crescere perché lui non ha mai smesso di operare nella divina volontà. Quindi qui c'è il mare della divina volontà e il piccolo semino di Madre Santissima concepito in questo mare. Poi sappiamo che in questo concepimento immacolato la divina volontà ha operato diversi passi, il concepimento, il sorriso della Trinità, il sorriso di tutto il creato, no? Il terzo giorno. Il quarto giorno, la prova. Quando dice a te non chiedo la prova come Adamo, ti chiedo un'altra prova, dice la Santissima Trinità a Maria Santissima. Ti chiedo il sacrificio della tua volontà. Non per un istante, non per un atto eroico, ma per tutta la tua vita, anche nel bene. Allora, nostra Madre Santissima, dotata di ragione divina dal momento del concepimento, è messa di fronte a questa conoscenza
completamente cosciente, completamente dotata, completamente intelligente e libera, vede, che cosa vede? Vede il mare della Divina Volontà, la grandezza, la bellezza, la potenza della Divina Volontà, e vede anche come si è ridotta l'umanità, il peccato, come è ridotta l'umanità, e vede anche quali sono state le conseguenze del peccato di Adamo. Trema e vede anche, comprende anche, questo è una strana santissima, comincia a soffrire dal momento anche in cui concepire, comprende anche le pene che un Dio incarnato dovrà soffrire per redimere, per riparare questa offesa. Un deicidio si può riparare solo e soltanto con il sacrificio volontario di un Dio fatto uomo. Ha voglia tu a sventrare buoi, mucche, piccioni, capre? Quei sacrifici dell'Antico Testamento era una pallida immagine, tant'è vero che dice agli ebrei, una volta per tutte l'agnello si è sacrificato, è lui. Quelli erano soltanto gli esempi, no? Dell'agnello immacolato che è il nostro Signore Gesù Cristo. Allora, nostra Madre Santissima comprende, dotata della ragione divina, comprende le conseguenze del peccato e comprende anche il dolore e la pena e il sacrificio che la riparazione di questo deicidio per tutti i peccati dell'umanità comporta a un Dio che si deve incarnare. E quindi la prova è per lei dare questa volontà, e la sua volontà è sottomettersi a qualsiasi pena che Dio le fa conoscere prima ancora che la deve soffrire. Confrontato a qualsiasi dolore o pena delle creature, passate, presenti e future, non sono nulla. Nostra Madre Santissima ha sofferto tutti i dolori di tutte le creature. Questo non volevo anticipare, però, per dire, no? Questo dal momento del suo concepimento, dal momento della prova. Però poi, lei chi conosce il giorno di Lucia Sagro, il prossimo trionfo dopo la prova, c'è il trionfo, c'è nel momento in cui ho consegnato la mia volontà, mi sono sentita trionfante. Dopo il trionfo della prova, il sesto qual è? Il possesso. Ah, non c'è possesso di volontà divina senza la prova. Dice, la prova è la bandiera che dice vittoria. La prova matura tutte le grazie che Dio vuole darci. La prova acquista all'anima grandi conquiste. Oh, com'è bello poter dire io ti ho amato, tu mi hai amato, ma senza della prova non si può dire già mai. Questa è la prova. Questo è quello che fa Maria Santissima Piccina al momento del suo concepimento, l'Immacolato Concepimento. Quindi già iniziamo a vedere come si muovono questi mali. Ce ne sono tanti di questi mali, ne passiamo uno per uno. E nei passaggi, anche velocemente, perché abbiamo un'altra un quarto, che per non stancarci, Entrare quindi in questi mali vuol dire entrare nell'atto della Divina Volontà, nel prodigio che la Divina Volontà opera in Maria Santissima. E vuol dire che questi, come ci troviamo in questa Divina Volontà, nostra Madre Santissima ci supplica di prenderlo questo atto, di farlo nostro, di mangiarlo. Non ce lo ingoiamo questo atto, ognuno dei mali che lo percorriamo, per farlo nostro e quindi poter acquisire quell'operato divino. Questo ci purifica, ci trasforma, ci santifica, non solo a noi, ma non sarebbe bene il lavoro di divino, ma noi lo offriamo per il bene di tutti. Quindi questo non è una carrellata, è un giro operativo e trasformante, come ogni giro nella Divina Volontà. Il primo male. Fiat mi, secondo un verbo puro, atto più potente da parte di creatura umana non è stato mai fatto. Mari di potenza. Il Fiat Mi di Maria Santissima è un atto di volontà divina che è un mare immenso di potenza. Se lo pensiamo, no, alla narrativa oppure al modo in cui si dice, ah, una piccola vergine
come può succedere? Ah, ho paura. La divina volontà compie un atto potentissimo e lei, e l'angelo dice, lui sta proprio dietro di me, è pronto a scendere, a cambiare le sorti dell'umanità, è l'eternità che entra nel tempo, un'espressione così cara a San Giovanni Paolo II. Sta qui, aspetta te, dipende da te, ha mani e piedi legati. E lei dice, si fa. Fiat, la forma, direi non passiva, imperativa, del verbo facile, si fa. Si fa. Sia fatto in me secondo la tua parola. Atto più potente, più attivo di una volontà divina in una creatura umana non è stato mai compiuto. Pertanto quest'atto che è di volontà divina, che è atto di Maria Santissima, quest'atto, ricordate stamattina, diciamo, questa è la volontà divina, sta qui. È nostro, è atto nostro. Quindi nostra Madre Santissima, prendete, figlia, per esempio, no? Nel libro della Vergine Maria, una delle giacolatorie che ci chiede Nostra Madre Santissima e dice, Madre Santissima, pronuncia il tuo Fiat e crea in me la volontà di Dio. Lei la sa, ma il libro quindi già la vede che annuncia, è giusto. Per questo dicevo, non è un libro, diciamo, di lettura, è un libro attivo, perché Nostra Madre Santissima ci dà la lezione, o meglio, ci dice, la volontà divina ha operato questo, questo, questo e questo in me. Ora figlia mia, ascolta, se tu ti dai in possesso, se tu mi consegni la tua volontà, stai sicura che ciò che la divina volontà ha fatto in me, lo fa pure in te. Dovunque essa regna, vuole fare cose grandi, quindi pronuncia il tuo figlio. Allora noi mettiamo il nostro piccolo figlio. Io non ci ho voglia di andare qui. Fiat Maria, lo metto nel mare del tuo Fiat, perché il Fiat Mille di Maria sta tempestato, tempesta, come, non so come si dice bene, ogni cosa creata, ogni atto di Gesù, ogni atto della redenzione è tempestato del Fiat Mille, se lo potessimo dire come un diamante, è il timbro, il marchio divino della redenzione che si compie, per opera di un atto potentissimo della divina volontà compiuto in una creatura, atto nostro. Madre Santissima, dammi il tuo Fiat. Il Fiat Mille della mia cara mamma, detto nel mio volere, cui ebbe la stessa potenza del mio Fiat creatore, da questo Fiat uscì la redenzione, sicché non c'è cosa nella redenzione che non contenga l'impronta, l'ho detto male, questo è scritto meglio, l'impronta del Fiat Mille della mia mamma. La mia origine nel tempo fu il Fiat Mille dell'Immacolato Concepimento di Maria. Figlia mia, tutti gli atti della mia Madre Regina fatti nella mia volontà sono tutti in aspettativa che vogliono il seguito degli atti tuoi fatti in esso, sicché tutto ciò che tu fai nel mio volere sono questi atti che ti vengono in aiuto. È il Fiat Mille di Nostra Madre Santissima che ci circonda, ci assedia, ci perseguita. Anzi, si schierano intorno a te per somministrarti chi la luce, chi la grazia, chi la santità e chi l'atto stesso che tu fai per poter avere il seguito di questi atti nobili, santi e divini. Quindi segui i tuoi atti nella mia volontà e avrai in tuo potere aiuti divini, avrai in tuo potere il Fiat Mille della mamma. Leggo le parole della Santissima Trinità che parla di Maria. Chi ti può resistere? Giorno 8 del libro. Le tue preghiere sono comandi, le tue lacrime imperano sul nostro essere divino. Le sue parole sono catene che ci avvincono, questa è la Trinità che parla. I suoi sguardi sono dardi che ci feriscono, i suoi palpiti sono frecce che frecciandoci ci fanno andare in delirio d'amore. Madre Santissima, chiamaci spesso ad immergerci nel mare del tuo Fiat Mille. Il mio piccolo Fiat lo chiudo nel mare immenso del tuo Fiat Mille.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Facendo eco a Gesù, che dice alla Chiesa nei successi d'amore dell'incarnazione: basta figlia mia, vieni, vieni a vedere altri eccessi, no? Quella rovina di Natale. Cioè, figli miei, sì, non continuiamo a notare le mie mani di potenza, vieni, venite. Vi voglio portare le mie mani di sapienza. Però come ci siamo detti prima, non è che la potenza sta da un'altra parte, ce la portiamo appresso, perché ogni goccia del mare contiene tutto il resto. Quindi è un crescendo, è un accumulo infinito. La scrittura dice: sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Questo dice la nostra Madre Santissima. In più, nel libro della Sapienza si parla della sapienza che con te, Dio, è la sapienza, Maria, che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce cosa ti è gradito, cosa, ciò che è gradito ai tuoi occhi e ciò che conforma ai tuoi decreti. Il libro della Sapienza è vero, che ci parla della Maria Santissima. Piccina piccina, mi dotò di ragione divina e mossa tutta la creazione a festa, mi fece riconoscere da tutte le cose create per loro regina. Questo è il terzo giorno del libro della Vergine Maria. Quindi vediamo come già dal momento del suo concepimento la nostra Madre Santissima è dotata di ragione divina, di sapienza, proprio perché altrimenti come avrebbe fatto a dare il sacrificio della sua vita, della sua umana volontà? Non c'è nessun merito nel suo essere concepita e immacolata. Tutto la forza sta nel sacrificio della sua volontà. Pertanto questo, il sacrificio della divina, della sua volontà alla volontà divina, è un atto che non si compie solo al momento dell'incarnazione, è dal momento del suo concepimento, perché tutta la sua vita è stato un atto di volontà divina. Addirittura, se ci ricordiamo, mi pare nel volume 15, negli scritti di Luisa, al dicembre 8, che sarebbe l'Immacolato Concepimento, nei vari volumi si leggono diversi passi, tutti sull'Immacolato Concepimento, il 15, il 16, il 17, diversi anni. Il primo è quello del volume 15, dell'8 dicembre del 1922, e dice: sai, figlia mia, qual è stato il suo primo atto al momento del suo concepimento? Proprio quello che dicevamo prima. Dotata di ragione divina, vide Dio offeso, le conseguenze del peccato, ciò che implicava le sofferenze che Dio in umanato avrebbe sofferto, e tremebonda non volle neanche guardare la sua umana volontà. Maria Santissima non disse neanche un ti amo a Dio con la sua volontà, non poteva. Quindi il primo atto di Maria Santissima fu quello di consegnare la sua umana volontà alla divina. Il secondo, ci ha fatto restare il secondo atto, che è qui adesso iniziate ad adorare, no, neanche quello. Il secondo atto è: si è offerta qualunque sacrificio pur di non toccare mai la sua umana volontà, di farla vita propria. Faccio qua, quasi eccolo all'atto preventivo, quando si dice l'anima decide e conferma che vuole vivere solo la volontà di Dio. Decide e conferma. Primo atto decide, secondo atto conferma a costruire lui. Terzo atto, oh, riconosce la divinità e comincia a girare piccola piccola, semino appena concepito, per tutto l'universo, per tutte le creature passate, presenti e future, inizia a riconoscere il dominio divino e ad adorare la maestà divina per tutti. Ma i primi due atti sono quelli di decidere di confermare. E anche la creazione la riconosce. Come l'ente supremo mi domandò il mio volere umano, compresi il grave male che può fare la volontà umana nella creatura e come essa metta tutta in pericolo, tutto in pericolo. Quindi la sapienza di Maria Santissima, già dal momento del suo concepimento, ha questa comprensione e questo le dà la forza del sacrificio.
Qui siamo nel giorno 11. Qui è nata Maria Santissima e dice: feci il mio dovere di adorarli con la mia intelligenza e anche con la mia voce di bimba balbettante, la Trinità Santissima adorabile. Se Maria Santissima all'età di 2, di 3 anni, allora ci andiamo insieme con te. Mamma Santa, dammi la tua voce balbettante di bambina che copre mari infiniti di sapienza, affinché nelle piccolissime cose della vita quotidiana, nelle cose piccole, da bimbi, puerili, anche noi possiamo offrire l'onore, il ringraziamento, la lode alla Maestra Divina con questi stessi mari di sapienza. Ah, questa tela. Non so se qualcuno di voi questa non si legge bene, allora ve la leggo io. Qui siamo all'appendice del libro della Vergine Maria, quando Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù nel tempio. Cioè, figlio mio, perché ci hai fatto questo? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? E Maria Santissima dice, questo, avendo compreso l'alto significato di una tale risposta ed avendo adorato in esso il voler divino, facciamo ritorno a casa. Allora ci mettiamo nel mare immenso della sapienza di Maria Santissima, che viene sacrificata per la prima volta da suo figlio, perché Gesù le dice: ma tu pensi che io non sapessi cosa soffriva la mia mamma? Ma io dovetti sacrificare lei in quel momento, perché solo una volontà divina la tenne in vita in quei 3 giorni. È impossibile, perché non è che è una madre che perde il figlio, no, è una madre che perde Dio. Oddio, dov'è Dio? Ho perso, non è soltanto il Dio mio, è di tutta l'umanità, è il Redentore, ho perso la redenzione, ho perso l'umanità intera. No, non esiste. Prima si è rivolta alle persone, il primo giorno, no? Ci ricordiamo, no? Il primo giorno che ritorna controcorrente, tutti, donna, e di là ritorniamo, di lì sarà Gerusalemme. Sì, ma l'avete visto? E tu, c'è il liccio, gli è piovuto. No, donna, no, no. Mi fa pensare quando noi perdiamo Gesù. E allora il primo atto è quello di cercarlo in mezzo alle creature, come se qualcuno potesse fare le veci di Gesù, cercarlo. Cercare l'amore, cercare Dio in tutti i posti sbagliati. E Maria Santissima fa questo sacrificio per noi. Poi dice, il secondo giorno che fa? Pregavo il cielo, con angeli miei, portatemi da voi, dove è andato, vi prego. E figlio mio, ma il Dio vivente, è il Redentore, si è persa la redenzione dell'umanità. Come faccio io? Come fa l'umanità intera? Il cielo chiuso. Le sue preghiere le ritornavano addosso come delle spade. Che sacrificio è questa pesantissima, quando anche le nostre preghiere, preghiamo, 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 sembra che il cielo sia chiuso. Eppure ha continuato, dove l'ha trovato Gesù nel tempio? Qual è questo tempio? Il tempio della divina volontà. Una delle giocatori dice, Madre Santissima, chiudimi nel sacro tempio della divina volontà. Allora lei ha sacrificato questo dolore infinito di magnitudine divina, perché soltanto la divina volontà la poteva tenere in vita, altrimenti lei sarebbe scoppiata immediatamente. Per questo lei ha infinita pietà per chiunque abbia perso Gesù, per qualunque ragione, per peccato, per cattiveria, per tutto, perché lei sa che cosa vuol dire perdere un Dio. Allora dice, non lo cercare dalle creature perché non te lo possono dare. Anche quando il cielo ti sembra chiuso, sembra che tu non possa ottenere quello che tanto desideri, chiuditi nel sacro tempio, entra nel tempio della divina volontà. Allora è nella divina volontà, entra, con giubilo lo vede parlare con i dottori della legge che gli fanno domande. Non sapevate che io dovevo occuparmi delle cose del Padre mio? Avendo compreso, Madre Santissima, lei dice, ma dove sei stato, figlio mio? Adesso non esci più, non ti porto più con me. Diceva, ah, vedi, anche la Sacra Famiglia aveva queste critiche. No, no, no. Avendo compreso
l'alto significato di una tale risposta. E Gesù, la tale risposta, Gesù dice: madre mia, ti ho sacrificato affinché tu impari che un giorno dovrai sacrificare me. Ho sacrificato te e tu sacrifichi me. La divina volontà è esigente, vuole il sacrificio di tutto. Allora ti ho già sacrificato, tu sacrifica me. Ci siamo i sacrificati, questo è il nostro ufficio sulla terra. Avendo compreso l'alto significato di questa risposta e adorato la divina volontà in esso, facciamo ritorno a Nazareth in silenzio, adorando la divina volontà in questo mare di sapienza. Ecco, qui siamo. Seguiamo il mare di sapienza di Nostra Madre Santissima quando, prima ancora che Gesù partisse dalla vita pubblica, magari Giuseppe era già passato e stavano loro due, e Gesù sentiva che il momento si avvicinava, doveva uscire. Quanto amava Gesù il nascondimento, pure con sacrificio è dovuto uscire per far conoscere la redenzione, per predicare il Vangelo, per sacrificarsi per noi. E Maria Santissima sentiva che questo momento si avvicinava. E lei divenne la depositaria di tutto, arca della sapienza. Egli prendeva il suo dire dolce e mi narrava tutti i Vangeli che doveva predicare al pubblico, i sacramenti che doveva istituire, tutto mi affidò. Ma lui conservava tutto il suo cuore, aveva tutto. Come poteva Gesù affidare la sua parola divina, i suoi Vangeli, ed esporli all'inutilità, all'incomprensione? Gesù dice: per fare un'opera universale, prima devo metterla al sicuro in una creatura, e dopo che l'ho messa al sicuro, la do, sapendo che anche solo in quella creatura io troverò il riconoscimento, la comprensione, la gratitudine, il ritorno di tutto quello che ho dato. Prima ancora di istituire i sacramenti, prima ancora di predicare, prima ancora di fare i miracoli, Gesù ha depositato tutto in Maria Santissima, dove? In una stanzetta a Nazareth, tra il laboratorio e la cucina. E quindi entriamo in questi mari di sapienza di Maria Santissima, diciamo: Maria Santissima, arca della sapienza, vieni tu ad aprire le nostre menti affinché possiamo ricevere la parola di Gesù come la ricevi tu, affinché possiamo ricevere i sacramenti come li ricevi tu. Vieni, Madre Santissima, vieni tu in me a ricevere Gesù, vieni tu ad ascoltare, ad assaporare la sua parola. Madre Santissima, vieni tu a vivere questa santa messa in me. La Santa Messa è il giro completo nella redenzione, nella redenzione della incarnazione. Vita nascosta, vita pubblica, morte, passione, morte e resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Tutto è un giro completo, cioè io devo fare il giro. La Santa Messa nella divina volontà. E chi meglio di Nostra Madre Santissima? Vieni, Maria Santissima, vieni tu con il tuo mare di sapienza. Aprimi la mente e il cuore e tuffa il piccolo atomo della mia volontà nella volontà divina, affinché possa ricevere tutti i frutti della parola di Gesù. Ah, ecco. Qui Gesù è asceso al cielo. Sta per ascendere al cielo. E nell'atto di ascendere, come spuntò il termine dei 40 giorni, quello di cui parlavamo con qualcuno, 40 giorni è il tempo del sacrificio prolungato, i 40 giorni dalla risurrezione all'ascensione. L'amato Gesù ammaestrò gli apostoli e, lasciando la sua mamma come guida maestra, ci promise la discesa dello Spirito Santo. Quindi la madre della sapienza, Nostra Madre Santissima, è lei che conduce gli apostoli, i sacerdoti, i predicatori, è lei l'arca della sapienza. Nostra Madre Santissima ci dice: oh, come sono felice se potrò dire la
figlia mia, la figlia mia vuol dire l'anima, sia i maschietti che i femminucci sono la figlia mia, o il figlio mio, è tutta mia, perché vive di volontà divina. Io farò scendere lo spirito, io, con la stessa potenza del figlio, dice, io farò scendere lo Spirito Santo nell'anima tua affinché ti bruci tutto ciò che è umano e col suo soffio refrigerante impegni sopra di te e ti confermi nella divina volontà. Che promessa il nostro amore Gesù. Io farò scendere lo Spirito Santo sopra di te. Ecco, Maria di Scienza. Dove mari di sapienza dici tu, no? Vogliamo entrare nei mari di amore? Mari di amore. La potenza del Padre, la sapienza del Figlio, l'amore dello Spirito. Qui è inutile parlare, dovremmo proprio tacere, cioè, i mari di amore. Forse l'unica cosa che possiamo considerare è una considerazione sulla natura dell'amore di Maria, la natura dell'amore materno. Noi vediamo Dio che è padre, è un amore paterno nei suoi confronti, ma l'amore di Maria, l'amore materno, da dove l'ha preso? È amore umano. Un figlio, vero uomo e vero Dio, si può nutrire solo di amore divino. Quindi anche l'amore materno di Maria, oltre che amore umano, è amore divino. E chi l'ha infuso? Chi gli ha dato? Chi gli ha dato questo amore? Il Padre stesso. Per poter elevare una creatura a concepire un uomo e Dio, dovetti, dice Gesù, dovette, la divinità, accentrare in lei tutti i beni possibili e immaginabili. Dovete elevarla tanto da mettere in lei il germe della stessa fecondità paterna. E come il mio Padre Celeste, questo è bellissimo, come il mio Padre Celeste mi generò, come il Padre Celeste genera eternamente il Verbo, come il Padre ab eterno genera il Figlio nella Santissima Trinità, vergine del suo seno, col germe virginale della sua fecondità eterna, senza opere di donna, e in questo stesso modo, questo stesso germe procedette lo Spirito Santo, così la mia celeste mamma, con questo germe eterno, tutto virginale della fecondità paterna, depositato in lei, mi concepì nel suo seno virginale, senza opere di donna. Tutto quello che accade ab eterno nella Santissima Trinità accade nell'incarnazione del Verbo. Pertanto, così come il Padre genera eternamente il Figlio, nell'incarnazione il Padre deposita questa sua fecondità, questo suo amore generante paterno in una creatura e si chiama amore materno, perché amore nascosto, amore eroico, amore dolce. E questo amore eterno del Padre depositato in Maria e le dà la sua maternità divina genera cosa? Il Verbo incarnato. Così come il Padre ab eterno genera il Verbo, così con questa stessa fecondità divina depositata in una creatura chiamata maternità divina, Maria Santissima genera il Verbo incarnato. Quindi, come dire, nel Padre nostro eterno celeste ci sono tutte le qualità dell'amore, sia il paterno che materno, ma per definizione l'amore paterno è l'amore visibile, quello dominante. Il Padre genera, il Padre istruisce, il Padre protegge, il Padre guida, il Padre dà tutti i beni che possiede al Figlio. Questo lo vediamo nell'immagine della famiglia, per quanto ancora ci resta da poterlo vedere. Infatti Gesù che dice? Io non parlo per mia autorità, io dico solo quello che sento dire al Padre.
in Giovanni, il padre istruisce. Il padre è sempre con me, mi protegge perché io faccio quello che a lui piace. Il padre protegge. Io non agisco per mia autorità, faccio solo le opere del padre. Il padre guida. Il padre tutto mi ha dato. Il padre mette a disposizione i suoi beni. L'amore materno è la parte, come dire, sublime, nascosta, meravigliosa in Dio, che per definizione resta nascosta nel suo amore materno. Allora come fa Dio Padre ad amarci con amore materno? Lo deposita in una creatura e ci fa amare da lei con il suo amore materno. E questo è l'amore di Maria Santissima. È chiaro questo? Allora, amore paterno e amore materno. Questa è la Santissima Trinità. Il cuore dell'amore paterno è l'amore materno. L'amore paterno genera, protegge, guida, istruisce, dà tutti i beni che possiede. All'interno dell'amore paterno, proprio perché è un amore nascosto, di nascondimento, di abnegazione, di sacrificio, c'è questo amore materno che noi non potremmo vedere se Dio non l'avesse messo in Maria Santissima. È Lui che è nascosto dietro la nostra Maria Santissima e ci ama con amore materno. Quanto è dolce il nostro Padre Celeste, che si nasconde dietro una creatura per poterci amare con amore materno, perché noi lo possiamo sentire. L'amore di Maria è l'amore di Dio. L'amore materno, per definizione contenuto nell'amore dominante di quello materno, è un amore che pure genera, ma è amore di sacrificio, amore di abnegazione, amore costante. Queste sono definizioni scritte trovate negli scritti di Luisa. Che cos'è l'amore materno? Maternità significa amore di sacrificio, amore di abnegazione, amore costante, amore vero, amore nascosto, amore eroico, amore che si contenta di morire per dare la vita a chi ha generato. Questo è l'amore di Maria Santissima. Ed è l'amore del Padre stesso che l'ha depositato in una creatura, perché noi possiamo ricevere tutta la tenerezza di questo amore. Pertanto, questo amore materno, che è la qualità, diciamo, eroica, nascosta, sublime, il cuore del cuore di Dio Padre, è stato depositato in Maria Santissima. Per cui grazie a Maria Santissima immergici in questo amore materno, affinché lo possiamo fare nostro e amare anche te, Madre Santissima, con amore materno. Chi è la mamma di Maria Santissima? Chi lo fa la mamma? La volontà divina. In lei trova tutte le qualità di questo amore paterno e materno. Mare di virtù, dice nostra Madre Santissima, tutte le virtù stavano in me come tante nobili principesse, e a seconda le circostanze della mia vita prontamente si esibivano a fare il loro ufficio, senza alcuna resistenza. Si descrive nostra Madre Santissima come una terra santa, terra feconda, la terra della sua umanità, dove sbocciano i semi e i fiori delle più belle virtù. Terra pura, terra santa, terra fresca. E quindi queste virtù, all'occorrenza, si prestavano come nobili ancelli al servizio del Divino. E lei stessa ci dice, nella divina volontà si trova l'amore che tutto consuma, la fortezza che tutto vince e sopporta, la bellezza che rimette in amore il tuo creatore, la freschezza della grazia, l'umiltà profonda, la dolcezza alla vivrice, la pazienza invitta, la carità perfetta. Tutto è la corte delle nobili virtù nel mare di virtù di nostra Madre Santissima. E nostra Madre Santissima ci dice, ora figlia mia, figlio mio, metti la mano sul tuo cuore e dì alla mano. Senti la tua natura cambiata in virtù? Oppure senti le spine dell'impazienza, le erbe lucide delle agitazioni, i ritmi
timori degli affetti non santi. Senti, lascia fare alla mamma tua. Dammi la tua volontà nelle mie mani, decisa a non volerla più. Ed io ti farò possedere dalla volontà divina, la quale tutto sbandirà da te. E ciò che non avrai fatto in tanti anni, lo farai un giorno, il quale sarà il principio della vera vita, della felicità e della santità. Questo vuol dire anche come si svolge l'insegnamento e la pedagogia divina di Nostra Madre Santissima, che dice: guarda, la divina volontà in me metteva il corredo di tutte le virtù, carità perfetta, dolce e serena, felice, la grazia fresca e bella. E dice: e tu, figlia mia, ti senti pure così? No, allora ci penso io, quello che la divina volontà ha fatto in me lo farà, lo fa anche in te, tu dammi la tua volontà. In questo libro Nostra Madre Santissima ci chiede solo un atto, dice: ti insegnerò preghiere potenti, di seguire in modo obbediente il piccolo sacrificio, il fioretto e la giaculatoria che lei ci chiede alla fine del libro. Questa è la parte attiva, e questo vuol dire essere figli piccoli, obbedienti, che addirittura cercano, ripetono tante volte al giorno quel fioretto. Dice: sì, Madre Santissima, inondami del corredo di tutte le tue virtù nella divina volontà. E lei lo fa. Madre Santa, vogliamo restare in questo mare di virtù e darci la tua pazienza, la tua dolcezza, il tuo amore, la freschezza della grazia. Aiutaci, Madre Santissima. Tienici di mezzo nei mari del tuo virtù. E mentre ci tieni immersi in questi mari di virtù, ci chiedi di andare avanti, non fermarci ed entrare nei mari di preghiera. Ecco, per preghiera ovviamente si intende di tutto. La preghiera è riparazione, supplica, ringraziamento, contemplazione, adorazione, lode, comunione, unione, fusione continua con Gesù. Pensate che bello poter entrare in questi mari e dice: Maria Santissima, vieni tu, insegnami a pregare come preghi tu. Per esempio, Maria Santissima, come ricevi tu Gesù nell'Eucaristia? Figlio mio, dice la mamma a Gesù, se ti offri il mio seno e tutto l'essere mio nel tuo concepimento per tenerti custodito e difeso, ora ti offro il mio cuore materno per ricevere questo grande deposito e schiero intorno alla tua vita sacramentale i miei affetti, i miei palpiti, il mio amore, i miei pensieri, tutta me stessa, per tenerti difeso, corteggiato, amato, onorato. Prendo io l'impegno per tutto di contraccambiarti del gran dono che fai. Pensate che la Madre Santissima dice: fidati della mamma tua, la potenza della vita, la potenza della divina volontà, non ha paura. Dice: che cosa ne faccio di questo deposito? Maria Santissima non ebbe paura, dice: un uomo, oddio, come ti cambio, comunque una lingua positiva. La potenza dell'amore che bandisce ogni paura. E lei stessa dice adesso: fidati della mamma tua e io ci penserò alla difesa della tua vita sacramentale. E come tu stesso mi hai costituita regina di tutta la creazione, io ho il diritto di schierare intorno a te tutta la luce del sole per omaggio e adorazione, le stelle, il cielo, il mare, tutti gli abitanti dell'aria, tutto mette intorno a te per darti amore e gloria. Vedi dunque, quando le creature mi ricevono,
dice Gesù. Io scendo in loro insieme con gli atti della mia inseparabile mamma, e solo per questo posso durare la mia vita sacramentale. Allora, quando siamo ancora in fila per ricevere Gesù e mancano 4-5 anime, e diciamo: vieni volontà divina, io non ho niente, come lo devo accogliere? Vieni volontà divina, vieni con tutta te stessa. Io prendo la stessa umanità di Gesù, prendo l'atto con cui Gesù ha istituito l'Eucaristia, l'atto con cui lui ha ricevuto se stesso. Gesù, vengo a riceverti nella degna residenza della tua umanità, non per via, anzi la tua fatta mia. Gesù, vieni, ti voglio accogliere con Gesù, perché questo lo trovo nella divina volontà e lo faccio io. E più dice Gesù: vieni, ti accolgo con l'atto della mamma. Allora, nella Santissima Eucaristia non c'è soltanto corpo, sangue, anima e vita, ma c'è tutto il corredo degli atti con cui possiamo ricevere. E dobbiamo prenderlo. Prendiamo l'atto di Gesù di istituire l'Eucaristia, l'atto di Gesù di ricevere se stesso, il decoro divino di tutta la Santissima Trinità che adora, che ama, e l'atto di Maria Santissima, la fiducia in Maria Santissima. Vieni a ricevere tu Gesù nel nulla dell'anima mia. Accorrete creazione, angeli, santi, sole, mare, luna, accorrete tutti, facciamogli trovare tutta la creazione, facciamogli una bella sorpresa. Questo abbiamo tutto a nostra disposizione, di modo che non abbiamo proprio la possibilità di pensare noi stessi e a dire: mi serve questo, mi serve quest'altro. Come dire, Gesù si fa mamma e mamma l'Eucaristia a te, per figurare la mamma. E così come la mamma nell'Antico Testamento nutriva i bebè per quello di cui avevano bisogno, le persone anziane gli dava i figli, ai bambini le proteine, ai uomini che dovevano portare bagagli nel deserto gli dava i grassi, Gesù si fa tutto per tutti. Ti serve questo? Tieni. Ti serve questo? Tieni. Vuoi il consolatore? Ti consolo. Vuoi il maestro? Ti ammaestro. Vuoi la guida? Ti guido. Vuoi la carezza? Te la do. Vuoi la grazia? Te la faccio. Adesso noi, nella divina volontà, vogliamo dare il compimento a questa generosità, il ringraziamento dell'Eucaristia, dire: Gesù, ti vengo a ricevere con tutto te stesso. Non voglio solo questo, 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 voglio tutto. Mi prendo tutto. Non ho la capacità di mettermi, ma c'ho la tua divina volontà. In questa io prendo tutto e ti ridò tutto. C'è anche la mamma, vedi? Ti amo con l'amore della mamma. Mari di preghiera, di adorazione. Non possiamo soffermarci su uno di questi, altrimenti scoppieremo. Arriva l'ora del dolore. Mari di dolore. E a te stessa una spada trafiggerà l'anima. Questo si dice nel Vangelo. E a te ti trafiggerà una spada. E Gesù scrive, negli scritti di Luisa c'è: questa luce portava al suo cuore trafitto non le sole sette spade che dice la Chiesa, ma tutte le spade, le lance, le punture di tutte le colpe e pene delle creature che martirizzavano in modo straziante il suo materno cuore. Il cuore della mia mamma era il vero sole, che mentre si vede solo luce, questa luce contiene tutti i beni ed effetti che riceve e possiede la terra, sicché si può dire che la terra è racchiusa nel sole. Sicché la Chiesa delle pene della celeste sovrana conosce tanto poco ancora. Tutti i dolori di Maria Santissima sono depositati nella Chiesa, ma non li conosciamo. Non li conosciamo perché non sappiamo come opera la divina volontà in lei.
Pensiamo che il suo dolore è quello di una madre che vede il figlio crocifisso. Quello è un velo. È un velo trasparente, ma dei dolori di nostra madre santissima che soffrì dal momento del suo concepimento ben poco sappiamo. Ciò che costituiva i dolori di nostra madre era la conoscenza. Non mi risulta la nostra Madre Santissima concepita immacolata soffrì mai un raffreddore, un'influenza, un mal di denti, ebbe un abbassamento della vista come noi? No. Si ammalò di influenza? Neanche. Si ruppe mai qualche osso? No. Ah, dice Luisa, ma dico lei, dove sta questa lotta per lei? Dove stanno i dolori, figlia mia? Non le sette spade, ma tutti i dolori. E tutti i sacrifici e i dolori delle creature non possono paragonarsi ai dolori di nostra Madre Santissima. Per questo è regina dei dolori. Essere regina vuol dire innanzitutto possedere, conoscere le proprie proprietà, amministrarle. Se la Madre nostra non avesse provato tutti i dolori delle creature e di più, come potrebbe essere Madre regina dei dolori? Come potremmo andare a lei, che è il rifugio degli sconsolati? Tutti possiamo partecipare ai meriti e ai beni che fruttificavano i dolori di nostra Madre Santissima. Questo lo dice Gesù ancora nel volume 6, dove parla di quelle sette spade. Poi pian piano, quando rivela tutti i dolori di Madre Santissima e come la Divina Volontà operava in lei, non si parla più di sette spade, ma di trilioni di spade. Si aprì in me una vena di intenso dolore e mi proposi, anche a costo della mia vita, di vincere Dio e le creature e unirli insieme. Questo è giorno 7, quindi Maria non è ancora nata. Dice questo quando è ancora nel tempo di Sant'Anna. Si aprì in me una vena di dolore. Dice, mi sentivo madre, non sapeva allora che doveva essere madre di Dio. Mi sentivo madre verso la divinità, perché la volevo proteggere dalle offese delle creature, la volevo riparare, non volevo fosse offesa, e mi sentivo madre verso le creature perché le vedevo sotto la soglia della giustizia divina e dovevo portare in salvo. Non ancora nata, aveva questo amore esclusivo, che è l'amore di Dio Padre che ha depositato in me. Dove amore materno vuol dire proprio sviscerarsi. Anche vero che la madre concepisce il nutri con il proprio sangue. Lei si voleva sviscerare per Dio e per le creature, questo è l'amore materno. E lo sentiva da quando ancora non era nata. L'unica cosa che non sapeva era che lei doveva essere la madre del Verbo incarnato. Gesù dice, il mio Fiat era l'atto primo che formava la spada. Non una delle sette, ma una degli infiniti trilioni, dandole l'intensità del dolore che voleva. Il mio figlio poteva mettere in quel cuore trafitto quanti dolori voleva, aggiungere trafitture a trafitture, pene sopra pene, senza l'ombra della minima resistenza. Pensiamo che, così come il Padre genera il Verbo, allo stesso modo la fecondità paterna depositata in Maria le fa generare il Verbo incarnato. Così come ogni atto del Verbo trova la generazione nel Padre, allo stesso modo ogni atto del Verbo incarnato trova la sua generazione nella Madre. Questo vuol dire che maternità divina di Maria non vuol dire solo aver partorito Gesù Cristo, ma essere madre, quindi avere in se stessa la generazione di tutti gli atti di Gesù, quindi anche della sua passione. È lei che in ogni pena di Gesù diceva, figlio mio ti voglio morto e morto crocifisso, con tutto lo strazio infinito che questo le comportava. E lo faceva sapendolo e lo faceva volendolo. Questa è pena divina. La generazione delle pene di Gesù, che non sono le pene dei chiodi,
per quanto atroci. Dice Gesù, le spine, i chiodi, l'immagine del Cristo crocifisso, che è il nostro primo impatto con il Cristo Redentore, sono che cosa? Il velo, sono carezze, sono baci, sono sollievi, queste quattro parole, baci, carezze, sollievi, a confronto delle mie pene interne che mi venivano generate e inflitte dal mio Padre Celeste. Come potevano gli uomini darmi tanta pena da poter costituire una passione che riparasse il deicidio? Impossibile! Ogni peccato è un deicidio, pertanto solo un Dio poteva architettare tale sofferenza, tale passione. Per questo la passione di Gesù è iniziata con la sua incarnazione. Sacrificio, olocausto non mai chiesto, ma un corpo mi hai preparato, come dice la scrittura. La passione di Gesù è la sua incarnazione. Comincia a soffrire, come già vediamo nel volume 1 degli scritti di Luisa, comincia a soffrire, ad agonizzare dal momento del suo concepimento. E tutte queste pene trovano la loro generazione in Maria. Per questo dico noi una cosa che non riusciamo mai a capire, questa immagine un po' romantica, un po' strana, dei due cuori. È bello, sì, ma che vuol dire? Questi due cuori uniti insieme. Vuol dire che tutto ciò che fai, che sente Gesù, viene generato in Maria e si ripercuotono e si riflettono a vicenda. Nella volontà. Per cui anche la generazione delle pene si trova, quindi prima ancora che Gesù le soffre, sono generate in Maria. E Maria le soffre insieme con Gesù. E le pene di Maria vengono sofferte da Gesù. Perché Gesù dice, la pena più straziante per il cuore mio, la spada che tratteggia il mio cuore, è il vedere le anime amanti soffrire per me. Quindi la passione di Gesù più grande era vedere il dolore di sua madre. La seconda spada, la seconda ferita del suo cuore, lo troviamo nel volume 12, l'ingratitudine, la terza l'ostinazione. Ma la prima è vedere soffrire chi lo ama. Quindi immaginiamo lo strazio che Gesù e Maria si danno a vicenda. Questa è l'architettura della passione divina di Gesù e di Maria. È chiaro? Senza l'ombra della minima resistenza. Aiutaci, Madre Santissima, a rifare in noi le ore della passione come le fai tu. Questo capire, qui è la mamma che parla, questo capire con luce divina ciò che passo passo dovevo patire, doveva la mamma patire, le dava un martirio che infinitamente supera la lotta che subiscono le creature. La sua comprensione di ciò che doveva soffrire Gesù, di ciò che doveva soffrire lei, capire l'atrocità del peccato, capire che cosa vuol dire peccato, se noi capissimo che cosa vuol dire peccato, ad ogni piccola ombra di peccato che sentiamo anche esterno a noi, moriremo di loro. Quindi è la conoscenza, Maria Santissima, che supplisce alla natura corrotta che abbiamo noi. Lei non soffre per natura corrotta, ma soffre per perfetta conoscenza di quello che è. Quanto soffre, dice, le persone che sanno, la conoscenza è da loro. Se la Chiesa conoscesse che il suo materno cuore era il rifugio, il deposito di tutte le pene, che la luce della mia volontà tutto riportava, nulla lo risparmiava, non avrebbe parlato di sette spade, ma di milioni e milioni di spade. Fu costituita con diritto regina dei martiri e di tutti i dolori. Allora, dice, mamma mia Santissima, quanto sofferto. Se conoscessimo quanto soffriamo. Pensiamo tra l'altro a volte che Gesù, la pena più grande di Gesù era sentire la separazione del Padre. Dice, nella mia umanità, pur essendo uno con la divinità, pur essendo uomo e Dio, nelle pene mi sentivo separato, mi sentivo scacciato dal Padre, figlio ti voglio morto e morto crocifisso. Figlio mi fai il ribrezzo, sei in peccato, non avendo mai peccato.
Questa è la pena di Gesù, che è la separazione dalla divinità, pur essendo Padre mio, perché mi ha abbandonato? Un proxy, la pena più vicina, perché è pena divina, a questa pena atroce di Cristo, che è pena divina, è la pena che non si approva della privazione, che tante volte noi vediamo nei scritti. Luisa soffriva la pena della privazione. La pena della privazione, come in Maria Santissima, da che cosa dipendeva? Dalla conoscenza. Figlia mia, perché soffri questa pena? È il segno che io da te sono venuto e che tu mi hai conosciuto. Come per dire, ci sono i beati in cielo, a un certo punto il beato dice no, adesso te ne vai, stai un po' fuori. Non esiste, impossibile. Allora, è segno certo che da te sono venuto e che mi hai conosciuto, non puoi fare a meno di me. In questa conoscenza che tu hai di me, io creo il vuoto, mi sottraggo, non veramente, ma la tua percezione. Formo, architetto questa pena, questo vuoto. E quindi tu non puoi fare a me. Dice, quante creature sono prive di me? E manco se la... perché non mi conosco. E allora è nel vuoto che percepisci della mia presenza, in questa privazione serve a guadagnare, ad acquistare con pene di lacrime e sangue, con pene di natura divina, il regno della divina volontà per le creature. Questa pena è pena che soffrì anche Nostra Madre Santissima, che vediamo spesso delle icone beate, ma non abbiamo idea di quello che patì nostra. Gesù dice a Luisa, quante volte la lasciai nello stato di pura fede? Quante volte la lasciai nello stato di pura fede? I dolori di Maria Santissima. Allora, Madre Santissima, aiutaci tu nell'ufficio dei dolori che ci viene dato anche a noi, perché è importante che noi sappiamo che il dolore per Maria e per Gesù è ministero, è ufficio. Cioè il dolore non è natura, è lavoro, come per dire, io sono una creatura e faccio l'idraulico. Io sono chi sono e faccio l'idraulico. Allora, il dolore, le pene, sono l'ufficio, sono il lavoro che Maria e Gesù hanno scelto, si sono sobbarcati per la redenzione. Pertanto, dice, potevamo facilmente separarci dalle pene, volendo, quando queste sono qui, ma dalla nostra gioia non ci si può separare. Quindi, anche nelle nostre pene dobbiamo pensare, Gesù mi stai dando un lavoro, mi stai chiedendo di fare l'idraulico. Non sono io, non è la mia essenza, la mia condizione, è un lavoretto che mi chiedi di fare insieme con te, insieme con la mamma. Quindi aiutaci, Madre Santissima, a immergerci nel mare dei tuoi dolori e di partecipare quanto voi disponete, quanto voi volete, con tutto il cuore, con tutta la volontà, con tutta l'anima, a questo ufficio di corredenzione, ma anche di acquisto, di integrazione del regno della divina volontà. Quindi il dolore non è la nostra natura è sana, è bellezza, è felicità, è gioia, questo ce lo dobbiamo martellare nel cervello. Il dolore è un lavoro. Come tale lo svolge? Quante stranzanti dicevano, magari confinato in un letto, cioè io faccio il mio lavoro. Quindi vedere le pene come un ufficio. Mentre la mia gioia è natura in Gesù, dice io potevo fare, non mi potevo mica separare dalla mia gioia. Infatti anche quando Gesù si mise addosso la croce, come leggiamo negli ore della passione, un brivido di gioia mi corse tutta la mia vita, perché vidi il frutto di quelle pene. Pertanto Gesù dice di Maria Santissima, la gioia la sosteneva nel dolore, il dolore la sosteneva nella gioia. Maria Santissima, la creatura umana per eccellenza, capace, con una capacità immensa di gioire e una capacità immensa di soffrire. Allora, nel suo dolore sarebbe morta istantaneamente di dolore se la gioia, che è parte della natura della divina volontà, non l'avesse sempre sostenuta. Se non avesse avuto il dolore,
la sua gioia talmente infinita l'avrebbe fatta esplodere, partireggiare per il cielo della mente. Aveva bisogno di soffrire questa vita affinché il suo dolore la sostenesse nella gioia. Che meraviglia! Allora Gesù, fa che la tua gioia, la gioia della divina volontà, ci sostenga nel dolore e fa che il dolore, come dire, ci venga la gioia, altrimenti non potremmo vivere, moriremmo di gioia, ma dobbiamo ancora lavorare con questa vita. Mari di gioia, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Questa è la gioia di nostra Madre Santissima. Il mio spirito, la mia intelligenza, il mio intelletto, lo spirito è la parte eletta dell'anima, esulta in Dio mio Salvatore. Anche qui la gioia è la comprensione di cos'è Dio. Grandi cose ha fatto il meglio di potente, grande sono, non è, anzi sta, conosce, non può fare a meno di proclamare. Gioia e felicità sono inseparabili dalla divina volontà, sono la loro stessa natura. Oh, com'è bello, dice nostra Madre Santissima, essere amati da Dio. In questo amore ci si sente felicità, santità, gioia infinita, e la creatura si sente talmente abbellita che Dio stesso si sente rapito dalla bellezza speciosa che infonde nella creatura e nell'amarla. Questa devo riprendere, se no non mi entra in testa. Com'è bello essere amati da Dio, perché quando Dio mi ama, Lui infonde in me la sua bellezza e Lui resta rapito dalla bellezza che Lui infonde in me. Come dice San Giovanni, qual è la verità? La verità è che Dio ci ha amato. Chi ci ha amato per primo? È Lui che ci ama. Allora, amandoci ci abbellisce e abbellendoci resta rapito da questa stessa bellezza che Lui ci infonde nell'amarci. Devo fare qualcosa? Accettare la verità che Dio ci ama per primo. E questo è quello che proclama la nostra madre, com'è bello essere amati da Dio. Lui stesso viene rapito dalla bellezza che ci infonde nella margine. Nascondevo tutto nel mare immenso del fiat divino e non vedevo altro che mari di volontà divina, e perciò tutte le cose mi portavano gioia e felicità. Qui giorno 15, se chi conosce il libro della Vergine Maria, dov'è il giorno 15? Ci sono ben 4 giorni o 5 giorni di Maria nel Tempio. Mi piace questa cosa, perché di Maria nel Tempio, dai suoi 3 ai 12 anni, quanti anni che sono nel Tempio, si parla pochissimo, non si dice niente, è entrata lì, ma che cosa è successo? Nel suo libro ben 4 giorni, 4 lezioni sono dedicate a Maria nel Tempio. Dice, io non vedevo niente, il dovere, il fare i miei doveri, la preghiera, io sentivo il campanello della divina volontà. Nel Tempio, ora della preghiera, ora adesso le educande venivano, ora le ragazze andavano nel cortile, ora cantavano, ora dovevano fare, rassettare le stanze. Io sentivo questo campanellino e dico, ah, la divina volontà mi chiama ad un altro incontro di gioia e di felicità. Non vedevo a che cosa dovevo fare, a chi me lo chiedeva, a come me lo chiedeva, a quanto mi pesava. Sentivo questo campanello e correvo a questo incontro di gioia e di felicità con la divina volontà. Allora, Madre Santissima, in questo mare di gioia ti chiediamo di farci sentire potente alle orecchie, se non del corpo, a quelle dell'anima, molto più sensibile, il campanello della divina volontà in ogni santa circostanza della nostra vita, piacevole o non piacevole, gustosa o disgustosa, interna o esterna, per poter avere questo incontro e ricevere, chissà quante sono prese che mi tiene conservata la mia divina volontà in questo incontro faticoso e spiacevole. Anche belle sorprese di che si è andata. Gioia di nostra Madre Santissima, voglio dirti che sono Madre di Gesù. Le mie gioie sono infinite, mari di felicità mi inondano. Io posso dire, sono Madre di Gesù. La sua creatura, la sua ancella, è Madre di Gesù,
e solo al Fiat lo debbo. Questa è la proclamazione di gioia infinita di nostra Madre Santissima. Gioia infinita perché è gioia divina, perché il suo amore materno è amore divino infuso in lei, depositato in lei dalla paternità divina. Quindi è capace di gioire infinitamente. E tra l'altro lei ha l'ufficio della paternità divina, ma Gesù dice: chi è mia madre, mio padre, mio fratello? Chiunque fa la volontà di Dio è madre, padre, fratello e sorella per me. Quando Gesù chiamava Luisa: mammina mia, mammina mia, mettiti nella divina volontà io troverò in te tutte le dolcezze dell'amore materno, mi farai davvero mamma e farai da mamma a tutte le creature. Perché maternità che cosa vuol dire? Amore eroico, amore di sacrificio, amore di abnegazione, amore che si sviscera per la madre. La divinità, la divina volontà, possiede in natura la sorgente delle gioie e quando regna nella creatura si diletta di dare in ogni suo atto l'atto continuo delle gioie e felicità. Questo è importante per noi capire che la gioia e la felicità non è un sentimento, non è uno stato d'animo, è un atto, una conoscenza. Io sono felice perché so di essere felice, non necessariamente perché mi sento felice. Allora il mondo ci insegna che io sono felice quando i miei sensi o i miei piaceri sono appagati, quando i miei desideri sono soddisfatti, quando mi sento benone. Non è così. Io sono felice perché so di essere felice, perché so di essere beata, beati voi, dice Gesù, per servitarvi. Che cercare giustizia, che piangete adesso. Allora la felicità è una consapevolezza. Gesù, sono la tua volontà, che cosa mi può far male? Mi tieni nella tua volontà insieme agli altri tuoi, pertanto sono felice, anche se io non sento questa felicità, ma lo so per tutto lo so. Magari se la sentissi sarebbe un musulmano. Questo lo voglio dire perché tanti anni soffriamo tutti, in modo palese e in modo nascosto. E anelliamo a Gesù, anelliamo a Dio, anelliamo alla gioia, alla felicità. A volte non la sentiamo, a volte non la sentiamo. E pensiamo, ma che cosa c'è di me? C'è qualcosa di sbagliato. E ci vergogniamo quasi a dirlo, a pensare. Dice, ma si vede che io che non provo questa gioia, che provano questi miei fratelli, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato in me. Allora non ci facciamo conformare a questa cosa. Io sono felice, sono gioioso perché so che Gesù e Maria sono con me. Gesù era felice sulla croce. Quindi stare nella divina volontà e fare la volontà di Dio ci dà la sicurezza e la felicità. Poi, quando si tira il velo e andremo nel paradiso celeste, allora sì che tutto sarà svelato. E godremo appieno dei semi di felicità piantati in noi. Grande fu la mia gioia e il mio trionfo nella resurrezione del figlio mio. Io mi sentii rinata, risorta in lui. Tutti i miei dolori si cambiarono in gioia. Estendevamo la mia maternità sopra tutti i figli miei, a me dati da Gesù. Sentendomi chiamare dalla figlia mia, ti chiamiamo Madre Santissima perché vogliamo le tue lezioni sulla divina volontà. E nostra Madre Santissima ci dice: questo per me è la festa più grande, la gioia più pura. Per dare gioia alla nostra mamma, dice: mamma santa, ci vogliamo immergere ancora in questi mari di gioia, mari di gioia, mari di potenza, mari di sapienza, mari di amore, mari di preghiera, madri di pace. Ascolta la mamma tua, dice nostra Madre Santissima, se tu farai la divina volontà, come per diritto ti saranno date gioia e felicità, tutto sarà in comune col tuo creatore. Ecco, il compimento di tutti questi mari è la gloria. L'ultimo mare in cui entriamo. Siamo come quei sommozzatori che vanno in fondo senza la bombola, non ce la facciamo più proprio, per quanto è. Tanto ossigeno, tanto mare. Entriamo in mare di gloria. Gloria
negli scritti di Guisa. È una parola che vuol dire compimento della divina volontà. Noi pensiamo alla gloria come, non so, il trionfo di un condottiero che ritorna con il guantino avendo vinto la battaglia, oppure la gloria di un atleta che vince la gara, eccetera. Tutto ha a che fare con il compimento di una missione, cioè riuscito, gloria. Ecco, pertanto, noi, una cosa creata, una creatura, dà gloria a Dio quando compie lo scopo per cui è stata creata. Quindi, quando è che diamo gloria a Dio? Quando, non lo so, cantiamo, parliamo, eccetera. Cioè, quando compiamo lo scopo per cui siamo stati creati. Qual è lo scopo per cui siamo stati creati? Vivere nella sua volontà, fare la sua volontà come la fa Maria, come la fa Gesù. E quindi ci possiamo soltanto immaginare quali sono i grandi di gloria di Maria Santissima. Si parla negli scritti di un passo, e siamo alla conclusione, dove si dice, figlia mia, nel cielo i beati, a me viene in mente l'immagine della partita di tennis, no? Quando li vedi in TV che fanno così e guardano la volée, lo scambio, un bel passante, una bella schiacciata, continua, e ogni passo in più dice, ah, meraviglioso, da fondo campo, e poi va a rete, poi schiaccia, quest'altro la prende, via, continuano, a Wimbledon fanno così. E che cosa fanno i beati? In una parte guardano chi? Adamo, santo Adamo, e dicono, ma guarda tu qual è, come è stata, e vedono l'atto della creazione dell'uomo e dice, ma guarda quale nobiltà siamo stati chiamati, ma guarda qual è lo scopo, la nobiltà, la bellezza della creazione dell'uomo, qual è il suo destino, qual è lo scopo divino, qual è il progetto divino nella creazione di Adamo. Poi guardano Maria Santissima e vedono, oh, il meglio compiuto. Allora, l'origine e il compimento. In Maria Santissima tutto è compiuto. Infatti lei, vivendo sempre nella divina volontà, ha racchiuso tutto nella sua vita, in sé, nell'anima sua, è diventata l'immagine perfetta del suo creatore. Pertanto in sé conteneva mari, cieli, soli, prati fioriti, tutto conteneva, tutti gli atti della redenzione. Tant'è vero che nel libro della Vergine Maria, nel giorno dell'Assunzione, si dice, beati i santi, la guardano e la vedono cielo, ma la guardano proprio vicino e la vedono mare. Tutto, non ti manca niente. Tutto, sei l'unica opera completa della creazione. Gloria, gloria, ascendi più in alto. Lei è l'immagine di lei, è la replica e la ripetizione, è il compimento della volontà di Dio nella creazione. Questa è la Santissima Maria di gloria. Ascendi, ascendi più in alto. È giusto che colei che tanto ha onorato il Fiat Supremo e per mezzo suo ci troviamo nella Patria Celeste, questi dicono gli angeli santi, abbia il trono più alto e che sia la nostra regina. E il più grande onore che ricevette la mia mamma fu il vedere glorificata la divina volontà. Infatti nostra Madre Santissima dice, a lei la gloria, a lei l'onore, a lei la gloria, è lei che ha operato la divina volontà tutti questi prodigi in me. Queste sono le ultime parole degli scritti. 28 dicembre 1938, l'ultimo passo del volume 36. Come succede spesso nella Chiesa, nei documenti, nei sermoni, nelle lettere apostoliche, le ultime parole sono per lei, per nostra Madre Santissima. Non so se l'avete notato. Non si fa in modo differente qui in questi scritti. E Gesù ci dice, oh come amerei che tutti sapessero che chi vuol vivere nel mio volere ha una regina e madre potente, che supplirà a ciò che a loro manca, li crescerà nel suo grembo materno e in tutto ciò che farà sarà insieme con loro per modellare gli atti loro ai suoi, tanto che si conoscerà che sono figli cresciuti, custoditi, educati dall'amore e della maternità della mamma mia. E questi, i figli della divina volontà, saranno quelli che la renderanno contenta e la sua gloria e il suo onore. Quindi, così come ad eterno il padre genera il figlio e dall'amore dei due procede lo spirito,
Così nel tempo la fecondità del Padre, depositata in Maria Santissima, maternità divina, genera il Verbo incarnato. E dalla missione, dall'opera dei due, dall'amore dei due, che cosa procede? La generazione dei figli della luce, la generazione dei figli della divina volontà. Per questo noi siamo opera dello Spirito, così come lo Spirito procede dal Padre e dal Figlio, così noi, con Luisa come capostipite di questa generazione, procediamo da Gesù e Maria. Quindi che cos'è? La Trinità in terra. La maternità divina, che è il deposito della paternità divina in Maria. Il Verbo eterno incarnato in Gesù Cristo. Lo Spirito che procede è la procedenza della generazione dei figli della divina volontà, che procedono da Gesù e Maria, così come lo Spirito Santo procede dal Padre. Questa è la gloria di Dio. Cioè, facciamo come la nostra immagine e somiglianza, replicare loro stessi ad extra. Hanno fatto opere, gli ritorna se stesso. Padre, Figlio e Spirito Santo, come in cielo, così in terra. Questi sono i rapporti nei quali continuiamo a nuotare per tutta la nostra vita. Mari di potenza, mari di sapienza, mari di amore, mari di virtù, mari di preghiera, mari di dolore, mari di gioia, mari di gloria eterna. Più ci fermiamo in questi mari, più entriamo negli atti di Maria Santissima di Gesù, più entriamo e giriamo nella divina volontà e più non avremo il tempo di pensare a noi stessi. Allora continuiamo. Mira, no hay que ver, no hay que ver nada, no hay que ver nada.